Amici dei custodi della memoria, non sto prendendo il posto di Corrado, ma vi accompagnerò e vi porterò da lui. Incredibile, è incredibile, che emozione, che emozione. Amici dei Custodi della Memoria, grazie Monica. Amici della Sardegna, ci dovevo rivenire, ci volevo rivenire all'interno di una delle necropoli più belle, più intriganti e più importanti del Nord Sardegna. Ci troviamo nel Sassarese, a pochissime centinaia di metri dall'altare prenuragico di Monte d'Accoddi, e siamo all'interno, nuovamente perché ci siamo rivenuti, ve lo ricordate, della tomba numero 1 della necropoli di Monte d'Accoddi. Abbiamo detto a poche centinaia di metri dal bellissimo altare prenuragico di Monte d'Accoddi, un unicum praticamente in Sardegna e molto probabilmente in una parte del bacino del Mediterraneo. In tantissimi la chiamano a Ziggurat, ma insomma è un termine che a me non è che insomma piaccia tanto. Ad ogni modo è una piramide troncoconica con una stratigrafia davvero importante, perché dal punto di vista cronologico si parte da San Ciriaco per poi arrivare all'età del rame. Ma vi ripeto, oggi io volevo rivenire qui dentro e riemozionarvi all'interno della tomba numero 1, la tomba del capo, la chiamano Amici di Custodia Memoria. La tomba del capo perché praticamente, come potete vedere, è enorme. Ora, la necropoli ha praticamente circa 8 ipogei. Io sono appunto nella tomba numero 1, che praticamente ha una decina di vani. È strepitosa, è tutta in roccia che sembra sedimentario, sembra calcite, sembra carbonato di calcio. Una necropoli che si dipana praticamente, abbiamo detto, in tantissimi ambienti, almeno 9. Guardate che meraviglia questo particolare che introduce in un altro ambiente enorme, anche questo. Stiamo andando praticamente verso nord e vi posso far vedere quest'altro ambiente che è enorme. La tomba numero 1, la tomba del capo, non mi sembra che sia stata scavata dal punto di vista stratigrafico. È meravigliosa, amici dei Custodi della Memoria, è meravigliosa perché è davvero un'emozione. Un'emozione stare qui dentro, in un luogo dove verosimilmente i nostri antenati seppellivano i morti tanto tempo fa. È una necropoli che dal punto di vista dei materiali ha restituito, ha collocato la costruzione di questa necropoli dalla cultura di Ozieri, quindi praticamente dal Neolitico, e poi con vari riutilizzi fino, abbiamo detto, all'età del rame. Eccolo qua, un altro vano abbastanza basso, bellissimo, bellissimo. Ora io vi faccio vedere un particolare che c'è all'interno di una stanza importantissima. Prima entriamo in questo estremo loculo verso nord, abbiamo detto, dove ci sono praticamente degli abbozzi di colonna, non degli abbozzi, dei monconi di colonna, quindi sicuramente qua c'era una colonna che molto probabilmente è stata troncata. Infatti un pezzo lo vedete praticamente lì poggiato. Abbiamo detto che la necropoli consta almeno di 8 ipogei, noi siamo nella tomba numero 1, ma esiste anche poi la numero 2, la numero 3 e la numero 4. In particolare la 2 e la 3 sono state importanti, anzi scusate, in particolare la 2 è rimasta praticamente importante perché hanno trovato la bellissima Dea Madre, quella Dea Madre asimmetrica della quale abbiamo parlato nei post all'inizio dell'anno. Ora io sto inquadrando due ingressi, uno a sinistra e uno a destra. Ingressi che praticamente sono abbelliti sia dalle corniciature, ma anche da quella che sembra da qua una falsa porta. Prima di chiudere le immagini, vi porto in una zona bellissima di questa tomba. Ok, entriamo qui dentro. Allora, siamo all'interno di questa ala, chiamiamolo così, di questo vano
di questa immensa tomba nel capo, voglio starci il meno possibile perché non devo e non voglio disturbare il bellissimo pipistrello. Volevo portare alla vostra attenzione la bellezza di questa colonna scolpita. Guardate che meraviglia, quelle che sembrano delle protomi taurine. Eccolo, un particolare di questa magistrale colonna con la prima protome, poi la seconda e anche la terza. Io spero che le immagini vi arrivino nitide perché dal vivo è un qualcosa di strepitoso. E anche su questo lato, ed ecco il particolare su, anche questo lato magistrale, magistrale davvero. Verso questo portello vi faccio vedere il motivo scolpito che c'è anche qui. Con questa luce dovrebbe vedersi. E io quando ero venuto qua la prima volta ho detto che questa roccia, sì, che questa roccia è strepitosa perché sembra che si stia marmorizzando, veramente. Dà un'impressione al tatto incredibile, bellissima. Ora, gli ultimi fotogrammi li dedichiamo a questa parte della tomba. Entriamo qui dentro. Eccola qua. Ok, sono praticamente dentro. La vediamo come è illuminata. Potete vedere che appunto l'ambiente non è piccolo, è basso, ma comunque è molto grande. E allora io provo a girarmi da questa parte. Ok, guardate un po'. Che meraviglia le immagini così dall'interno verso poi la via di uscita. Allora, cari amici dei Corsi del Moria, necropoli di Monte da Coldi, necropoli a Domus de Janas, ce l'avamo già venuti, il primo video aveva avuto un bel successo, purtroppo sono delle Domus de Janas che per svariati motivi non sono fruibili. E in quanto non facilmente fruibili, il mio intento era solamente quello di portarvi all'attenzione di nuovo questa meraviglia archeologica della nostra bellissima terra, della nostra bellissima isola. Come promesso, il tempo è finito, ci siamo rimasti 7-8 minuti massimo. Io guadagno l'uscita e vi mando un abbraccio. Ciao a tutti, cari amici di Custo della Memoria.